L'esposizione, illustrazioni e l'opera L'abbraccio, entrambe a firma del maestro putignanese Nicola Genco, sono state presentate all'interno del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia. Illustrazioni, mostra a cura di Rosalinda Romanelli, raccoglie 36 stampe da illustrazioni originali, realizzate in varie tecniche a partire dagli anni 90 sino ad oggi, raffiguranti il fermento letto dall'autore nelle manifestazioni culturali pugliesi. Ad ispirare i colori e le matite dell'artista sono stati l'Europa Jazz Festival, il Talos di Ruvo di Puglia, il Carnivale di Putignano, insieme al folklore dell'Accademia delle Corna, Borgo in Fiore, per arrivare alle recenti iniziative legate al progetto Le strade della Fiaba. Prossimi al periodo delle festività natalizie, straziante quanto conturbante nelle sue forme e disposizioni, l'opera L'Abbraccio, un presepe contemporaneo, raffigura la sacra famiglia in un abbraccio appunto turbato e affannato, rimandando alle sofferenze delle famiglie dilaniate dalle guerre, delle migrazioni e dai drammatici naufragi che colpiscono loro lungo le tratte mediterranee. Come da tradizione a Natale il Dipartimento si apre all'arte, all'arte contemporanea e voglio ringraziare Nicola Genco che con illustrazioni ha voluto mettere a disposizione il lavoro svolto negli ultimi vent'anni da illustratore, da grafico, ripercorrendo la storia dei grandi eventi culturali, a partire da quello di cui lui con suo padre Armando Genco è stato protagonista il carnevale, la cartapesta, la rappresentazione dei momenti topici, archetipici di questa straordinaria tradizione che compie 630 anni. Ma quest'anno si aggiunge un elemento in più, il Dipartimento non soltanto si apre all'appuntamento natalizio, ma con l'opera di Jasmine Pignatelli iscritta sulla facciata del Dipartimento e dedicata ad Alessandro Grandi, inaugurata nel sesto anniversario della sua scomparsa, il Dipartimento diventa un luogo dell'arte, sempre più centrato su uno strumento, quello della cultura e dell'arte, che aiuta a migliorare la qualità della vita delle persone e anche di coloro che qui tutti i giorni lavorano a servizio della causa regionale. Il Dipartimento Cultura e Turismo si apre all'arte ed ospita questa mostra di Nicola Gianco che ripercorre un po' la vita artistica di questo nostro Pugliese Doc, un, un artista poliedrico che insomma, pas, è passato da essere cartapestaio per i, i carri di Putignano e adesso invece eh, si esprime anche attraverso le, i suoi quadri, le sue sculture. È veramente un artista artigiano, dico io, perché comunque ci, ci regala attraverso la sua, la sua arte la, il suo pensiero, la sua visione sul mondo. Abbiamo la possibilità di visitare questa, questa mostra fino al 12 gennaio, è una, un, un ad ingresso gratuito e mi rendo conto che è difficile insomma, raggiungere la fiera, però può essere un motivo in più per venire qui, proprio nel, nella Casa della Cultura e dell'Arte Pugliese.